perturbazioni di quelle tipiche autunnali, peraltro ci attendiamo qualche fenomeno ancora poi nel corso della settimana, soprattutto nella fine settimana che tornerà. È chiaro che è un'allerta arancione, quindi per quanto riguarda le piogge diffuse è un livello di grado 2 su 3, mentre invece per quanto riguarda i temporali siamo dentro il massimo livello che la Protezione Civile può emettere per questo tipo di fenomeni. Non vuol dire che a Ponente con un'allerta gialla non ci possono essere alcuni fenomeni anche impattanti, quindi direi che è un quadro che vede una perturbazione passare sia in maniera che prefrontale che in maniera centrale su pressoché tutta la nostra regione. Quindi attenzione massima, sarà operativa H24 aperta con un nuovo bollettino che verrà emesso dalle 12-13 di domani mattina. A scuola a Genova ha detto scuole aperte, negli altri territori le decisioni sono dei sindaci, in questo caso di allerta arancione. Prima che dei sindaci sono dei piani di Protezione Civile, poi anche quando i piani hanno delle valutazioni diverse, i sindaci a seconda delle situazioni possono optare per una valutazione diversa. Genova avrà scuole aperte, lo ha comunicato l'amministrazione comunale pochi minuti prima di iniziare la nostra conferenza stampa, altre situazioni di comuni dell'entroterra piuttosto che di altre zone della Liguria hanno invece optato per una chiusura, e direi che sono tutte decisioni assolutamente condivisibili.